inaugurato al Museo Arcos di Benevento la mostra Venire per avere, Come to Have, per la direzione artistica di Ferdinando Creta, il quale nel presentare la mostra ai numerosi ospiti intervenuti ha dichiarato: «Il Museo Arcos è un polo molto importante per l'arte contemporanea e sono eventi come questi che lo segnalano all'attenzione del pubblico e della critica nazionale». Una mostra che nasce tra notevoli difficoltà di natura logistica, soprattutto dovute al fatto che molte opere vengono da molto lontano. Si tratta di una collettiva di artisti italiani e stranieri. Dopo una mostra dedicata a due artisti iraniani, Miska e Amir Sabet Azar, in residenza d'artista nel comune di Buonalbergo, in provincia di Benevento, non poteva che nella programmazione venire fuori una straordinaria collettiva come questa, Venire per avere. Una collettiva proposta, devo dire la verità, dall'artista di origini sannite che è Pietro Finelli, che già è esposto in questo straordinario museo. Pietro, qualche anno fa, c'è una bella mostra, stiamo costruendo una bella mostra, vogliamo costruire una bella mostra collettiva dove tutte le espressioni artistiche, tutti i linguaggi artistici siano in qualche modo presenti, e mi sono reso conto che ne valeva la pena, che era giusto che Arcos esprimesse attenzione anche a giovani artisti emergenti, ad artisti provenienti da vari luoghi, non solo italiani ma anche stranieri, e che Pietro potesse essere con me in qualche modo espressione di un territorio che sente fortemente l'arte contemporanea e che insieme potevamo, facendo sacrifici e sforzi, consentire al Museo Arcos un progetto di respiro non localistico, ma di respiro internazionale. Io sono felice di questo, ringrazio Pietro innanzitutto, poi ringrazio Italo Mustone, che parte, un artista beneventano, parte di questa collettiva, tutti gli artisti che tra l'altro si sono impegnati a venire a collocare insieme a noi le loro opere in questa mostra, e ringrazio soprattutto tutti quelli che da qualche tempo incominciano a seguirci o ci seguono, e evidentemente la scommessa sul contemporaneo, sul Benevento, incomincia a diventare una realtà. Non è presente il curatore della mostra per motivi di impegni assunti e di non coincidenza di date. Però credo che sia giusto che almeno uno degli artisti ci dia l'emozione di questa collettiva, ci racconti la suggestione di questa collettiva, e credo che sia giusto che lo faccia Pietro, che insieme al quale abbiamo immaginato questa mostra prima. Il titolo di questa mostra si potrebbe anche chiamare Il divenire polifonico. Cosa significa? È una delle caratteristiche, secondo me, non solo di questa mostra, ma di tutta una serie di mostre che negli anni, come curatore, ho cercato di organizzare e di sviluppare. Il divenire polifonico è stato usato a proposito di un regista molto complesso come John Cassavetes, che nella sua filmografia ha portato avanti un tipo di discorso che non fosse chiuso, ma i suoi film si organizzano nel presente, non nel modo classico, ovviamente quando andiamo al cinema e noi guardiamo qualcosa che si svolge in un tempo-spazio, ma è proprio la struttura del film, sia nel montaggio che nella visione, che ha questo divenire. Questo divenire che non è mai fermo, questo divenire che è aperto e che si circoscrive con i personaggi e con le cose. Per esempio, a proposito di questa mostra, sempre per parlare di John Cassavetes, mi viene in mente il titolo di un suo film, Una moglie, A Woman Under the Influence,
dove c'è una scena molto significativa. Arrivano gli operai a casa di Nick e di Marble e sono di etnie diverse. Si siedono, mangiano, discutono, assistiamo a tutto un discorso così che potrebbe sembrare quasi sballato, però vediamo il negro, come dicevano all'epoca, negli anni 60, che canta un'aria di Caruso e quindi c'è tutto un intrecciarsi di discorsi, ma tutto questo non è stato ricreato su un copione e poi presentato, ma è avvenuto in quel momento, e ogni volta che vediamo questo film è come se la scena si ripetesse in continuazione. Quindi anche una mostra, secondo me, come questa, ha questo divenire, questo modo di aperto, non chiuso, dove il montaggio e quindi l'allestimento non è qualcosa di bloccato, ma è qualcosa che si sviluppa insieme agli artisti, insieme al direttore, insieme alle persone presenti, però diciamo alla fine, alla confluenza di un modo di operare e di quasi armonia, disarmonia, per far sì che la cosa comunque abbia luogo. E quindi io con questo progetto ringraziamo Bustos Domenech. Ma oltre a ringraziare Bustos Domenech che ha curato l'idea mostra in quanto tale, io, come ho ringraziato te, debbo necessariamente ringraziare, e già l'ho fatto, tutti gli artisti che hanno partecipato, ma debbo anche ringraziare il presidente della provincia Antonio Di Maria, che per motivi familiari non è presente stamattina, ma che mi ha incaricato di portare il suo saluto. Ringraziare lo staff del Museo Arcos, quindi il supporto di Sannio Europa, perché no, io ho la sensazione che qualcosa si stia muovendo, perché qualche giorno fa abbiamo fatto un tavolo con le istituzioni beneventane per fare la rete dei musei cittadina. Quindi probabilmente nell'arco di poco tempo avremo un divenire anche in questo senso, cioè avremo probabilmente a breve anche un accordo di valorizzazione per la rete museale della città di Benevento, il che significa che potremmo promuovere azioni e giochi, uso il termine gioco proprio, giochi di valorizzazione inusitati, al momento ancora non improbabili, ma io ci credo. Hanno partecipato all'inaugurazione le classi terza e quarta C enogastronomia e la terza C sala dell'Istituto Professionale Alberghiero Le Streghe di Benevento, in gita di istruzione presso i musei in occasione della settimana di ingresso gratuito disposto dal presidente della provincia Antonio Di Maria presso le istituzioni del patrimonio dell'ente, in conformità con analoghe disposizioni ministeriali per i musei statali. La mostra sarà visitabile presso il Museo Arcos sino al 13 aprile.